Abbandonate le atmosfere western, Call of Juarez The Cartel vi metterà nei panni di tre poliziotti dell'antidroga e vi chiederà di fare piazza pulita di un gigantesco traffico, a cavallo tra California e Messico contemporanei. Farete dunque parte di una super squadra incaricata di controllare tutti i traffici in ingresso negli USA. Benjamin McCall è un mastino della polizia di Los Angeles, Eddie Guerra un infiltrato della DEA e Kimberly Evans un affascinante agente dell'immancabile FBI. Dopo un breve filmato iniziale, verrete gettati direttamente nell'azione, ovvero un inseguimento all'ultimo sangue nel bel mezzo di una highway americana. Sporgendovi fuori dal finestrino, riuscirete a tenere a distanza gli aggressori, ma uno spettacolare incidente di uno di questi mezzi coinvolgerà anche il vostro veicolo. La narrazione vera e propria comincerà circa 3 giorni prima, esattamente durante le fasi iniziali della missione. Per sabotare i piani del cartello dovrete provare a mettere zizzania tra le varie fazioni che stanno provando ad unirsi per interessi comuni. Per scaldare gli animi, niente è meglio di un bel rogo alle piantagioni di cannabis nascosta nel bel mezzo di un bosco. Ovviamente questi luoghi saranno ben sorvegliati, ma il trio delle meraviglie non faticherà molto per mettere in ginocchio il distaccamento di trafficanti e mandare in fumo centinaia di piante. Basteranno un paio di murales lasciati sul luogo della missione per sviare qualsiasi sospetto ed avviare una guerra intestina. Call of Juarez The Cartel propone una modalità storia da giocare da soli o in cooperativa con altri due partecipanti. La scelta iniziale del personaggio non dovrebbe cambiare il corso degli eventi, ma perlomeno offrirà obiettivi secondari diversi a seconda di chi starete controllando. Nelle prime ore di gioco abbiamo avuto modo di sperimentare fasi a bordo di veicoli, da guidare su percorsi lineari o da trascorrere sul lato del passeggero e classiche fasi a piedi. Queste ultime alterneranno un level design di discreta fattura, un buon posizionamento di elementi coi quali ripararsi e una decente intelligenza artificiale nemica, capace di muoversi in maniera efficiente sul campo di battaglia, anche se a volte lungo pattern troppo prevedibili. L'incedere sarà quindi quello di 3 bulldozer che avanzeranno frontalmente privi di particolari motivazioni verso il punto seguente indicato dall'interfaccia grafica, senza possibilità di improvvisare strategie di accerchiamento. A variare un po' l'azione vi saranno alcuni momenti nei quali dover aspettare il fuoco di soppressione dei compagni prima di poter procedere al riparo successivo, o un combattimento contro un elicottero, da svolgersi all'interno di una baracca sospesa su di un burrone. Il gameplay non sembra dunque cercare di apportare niente di nuovo ad un genere ormai saturo, ma prova perlomeno a divertire grazie a 3 modi diversi di impugnare le pistole, normale, con 2 mani o con doppia bocca da fuoco, ed un potere speciale in grado di aiutare durante i combattimenti più impegnativi. A parte le leggerezze della trama e l'ingenuità di alcune soluzioni, Call of Juarez The Cartel si preannuncia come uno shooter piuttosto solido, dedicato a chi è in astinenza da sparatorie ignoranti e dialoghi di pari livello. Quello tecnico allo stato attuale appare essere il comparto più debole di tutto il gioco, per via di un forte tearing quasi sempre presente, pop-up ed un'evidente mancanza di rifiniture. Non fosse per questi elementi, il lavoro svolto sarebbe apprezzabile, con una buona varietà di ambientazioni ed una discreta diversità del gameplay. Meno curato il comparto sonoro, con un doppiaggio completamente in italiano, il cui messaggio ci auguriamo verrà perfezionato prima dell'uscita ed effetti nella media. They're flanking us! Uno dei punti di forza dovrebbe essere la longevità. La campagna è completamente giocabile in cooperativa, sia locale che online, in partita privata o classificata. Inoltre è presente una modalità competitiva che vi permetterà di interpretare o i poliziotti o i criminali, opzione che per ora non abbiamo potuto testare. Call of Juarez The Cartel ci ha lasciato impressioni contrastanti. Da una parte abbiamo uno shooter piuttosto solido con alcuni elementi distintivi, dall'altra una formula di gioco troppo lineare, una certa ingenuità nella gestione del plot ed un comparto tecnico con ancora diversi problemi. Occorrerà comunque aspettare la versione definitiva prima di sbilanciarsi ulteriormente. Rimanete con noi per ogni futuro aggiornamento.